Un... Ciao a tutti voi da Rossi, Andalo Valtellino, Centrauto, avete visto in sovraimpressione sulle nostre teste, queste due associazioni dovrebbero già farvi capire che ci troviamo in un mondo di automobili per voi, tutte molto recenti, un assortimento veramente importante a partire dalla uh, 500 per arrivare fino alle vetture, uh, alle supercar, per cui davvero un assortimento completo, vedremo alcune di queste vetture durante questa trasmissione, naturalmente tante altre le troverete personalmente qui, ad Andalo Valtellino, via Vanoni al numero 7 e in provincia di Sondrio, ecco lo ricordiamo, quindi venite qui perché vale veramente la pena di fare una passeggiata per vedere come dico sempre il paesaggio stupendo ma soprattutto per vedere le splendide vetture che troverete qui in assortimento. La parola subito è il saluto a Luca, ciao Luca! Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben arrivati, che dire partiamo subito senza perdere tempo alla presentazione di tutte le nostre auto. Qui abbiamo una Hyundai i 20, versione 5 porte comfort, 1004 turbodiesel, l'anno di matricolazione del 2012, 88.000 km percorsi, la nostra proposta è di 7.800 euro. Qua invece un'auto completamente diversa, una stupenda Audi A7, carrozzeria bicolore con il tetto color nero opaco, motorizzazione 3.000 turbodiesel, 245 cavalli con il cambio S-Tronic nostra proposta è di 29.900 euro, un prezzo molto vantaggioso. I chilometri sono 136.000 e l'anno di matricolazione è il 2011. Qui proponiamo una Volkswagen Golf, motorizzazione 1.900 TDI da 130 cavalli, la versione Light line, line, quella più accessoriata, 5 porte, da sottolineare già la macchina del 2002 ma con il climatizzatore automatico, l'interno avvolgente sportivo e i cerchi in lega. La nostra proposta è di 4.300 euro. Qui abbiamo un Audi, Audi A4 per la precisione, la classica motorizzazione 2.5 TDI. L'anno di cui stiamo parlando è del 2003, la versione a 184 cavalli, avant. La nostra proposta è di 4.900 euro. Ripeto, l'anno di matricolazione è del 2003. Qui abbiamo un'altra Golf, questa volta è una versione benzina, la 1.6 benzina. Sempre Highline, quella più accessoriata, con invece di 5 porte, questa è la versione più sportiva da 3 porte. L'anno di matricolazione è il 2003 e i chilometri pensate sono solamente 128.000, infatti le condizioni dell'auto sono veramente ottime. Eh, la nostra proposta è di 4.600 euro. Qui abbiamo una Smart. La piccolina Smart, consumi bassissimi, la motorizzazione è la 800 turbodiesel, quindi parliamo di più di 25 km con un litro e costi di gestione, ball, assicurazioni veramente bassi. Un'auto che porta molto al risparmio. La nostra proposta è di 5.600 euro e l'anno di matricolazione è il 2007. Vorrei sottolinearvi che questa è la versione cabrio soprattutto. Cabriolet, elettronica, capote elettronica, condizioni più che ottime. Un'auto veramente difficile da trovare. Qui invece passiamo all'angolo del low cost, ma abbiamo macchine per tutte le tasche, in questo caso macchine sotto le 3.000, le 2.500 euro, addirittura sotto i 2.000 euro. Ottimo rapporto qualità-prezzo, macchine perfettamente funzionanti, sono qua disponibili per visione e prova. Abbiamo una Golf, abbiamo una Clio, abbiamo addirittura una Punto. Bassi costi di gestione e bassa spesa. Ripeto, macchine in pronta consegna meritano tutta una visione. Ora presentiamo questa Smart, versione 4 porte, la Smart 44, motorizzazione 1003, l'anno di immatricolazione è il 2004, 3600 euro la nostra proposta, da sottolineare che l'auto ha il cambio automatico, quindi una versione molto particolare. Anche in questo caso vi presentiamo una macchina con il cambio automatico, difficilissimo da trovare sulle piccole, sulle piccole utilitarie. Parliamo di una Daihatsu Cuore, motorizzazione 1000 benzina, bassissimi costi di gestione e bassi consumi. L'anno di matricolazione è il 2008, condizioni più che ottime, la nostra proposta è di 3.900 euro. Qui ci spostiamo su un Alfa Romeo, una 147, 1.900 TDI la motorizzazione, 115 cavalli. 5 porte, versione progression. L'auto è del 2004, condizioni normali di usura. La nostra proposta è di 3600 euro. Qui abbiamo un BMW 320 turbodiesel, versione Touring, familiare. Auto che riesce a macinare tantissimi chilometri. Un motore molto, molto equilibrato, dai bassi consumi. 2000 turbodiesel da 150 cavalli. L'anno di immatricolazione è il 2002. La nostra proposta è di 4300 euro. Ottime condizioni, interno in pelle, veramente un'auto da venire a vedere. Qui abbiamo una Fiat Idea, un piccolo monovolume compatto, non è la solita utilitaria, molto più spaziosa, comodissima da guidare. Motorizzazione 1400 benzina, bassi costi di gestione e consumi nella media della sua categoria. La nostra proposta è di 4800 euro, l'auto è immatricolata nel 2006 e ha percorso solamente 93.000 km. Rimaniamo in sempre in casa Fiat, qui proponiamo una grande punto. Anno 2007, unico proprietario, 54.000 km per la precisione. Condizioni più che ottime, motorizzazione 1.2 benzina, 5 porte. Climatizzatore, gommata bene. La macchina, rapporto qualità-prezzo più che ottimo. 4.900 euro è la nostra proposta. Audi A3 2000 TDI, anno di immatricolazione 2013, solamente 59.000 km percorsi, la nostra proposta è di 23.500 euro per questa versione a tre porte. Qui abbiamo una Ford, Ford Galaxy, monovolume della Ford, molto spazioso, parliamo di un aziendale, infatti l'anno di immatricolazione è il 2014, ha solamente percorso 13.900 km, le condizioni parlano da sole. Eh, la nostra proposta è di 23.800 euro. Qui abbiamo una Mercedes nuova da immatricolare in pronta consegna GLA 220 CDI Automatic 4-Matic. Eh, versione molto particolare, full optional: è la premium con il pacchetto MG. Quindi parliamo di cerchi MG, fari a big interno misto pelle sportivo e navigatore. La nostra proposta è di 42.500 euro. Già con un forte sconto da listino. Qui abbiamo un Audi Station Wagon, per la precisione, un Audi 6 Allroad, Road, 3000 TDI Tiptronic. L'anno di immatricolazione è il 2006. Condizioni veramente ottime, sempre controllate tagliandata. L'auto viene proposta ad un prezzo molto interessante per questa vettura, solamente 9.500 euro. Merita veramente una visione, una prova. Qui abbiamo una BMW, anno di immatricolazione 2013. Quindi parliamo di un'autovettura aziendale. Fresca con in condizioni più che ottime, solamente 39.000 km percorsi. La versione la 525 X-Drive, full optional, versione futura. Eh, quindi, parliamo di un'auto da 218 cavalli. La nostra proposta è di 39.000 euro. Audio 1.400 TFSI S-Tronic Ambition: un'auto stupenda, tre porte, veramente sportiva, dalla linea aggressiva con un rosso, colore rosso fiammante. La nostra proposta è di 14.800 euro, 66.000 km percorsi, l'anno di matricolazione è il 2011. Qui abbiamo invece una BMW, BMW 118, 5 porte Unique, 118, 143 cavalli di potenza, motorizzazione 2.000 turbodiesel, bassi consumi e bassi costi di gestione. Ricordo BMW motore a catena, senza dover fare la cinghia di distribuzione. La nostra proposta è di 19.300 euro per un'auto immatricolata nel 2012 con solamente 36.000 km percorsi. Qua invece parliamo di una Mercedes, classe A versione sport, versione molto particolare perché benzina, una 180 benzina, eh, 17.000 km percorsi, unico proprietario, condizioni praticamente nuove. L'auto è stata immatricolata a febbraio 2014, la nostra proposta è di 22.700 euro. Vorrei sottolinearvi un paio di optional per questa stupenda vettura, gomme e cerchi praticamente nuovi, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, fari Bixeno e soprattutto tetto apribile elettrico. Qui abbiamo un'altra Mercedes, una Mercedes GLA 220 CDI Automatic Premium con pacchetto AMG, la vettura è nuova, da immatricolare, in pronta consegna, parliamo di 174 cavalli di potenza, eh, con una proposta di 42.000 euro, con più di 4.000 euro di sconto dal listino ufficiale del nuovo. Qui invece ci spostiamo su una familiare, un'auto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, motorizzazione 1.7 turbodiesel, dai bassi consumi, dai bassi costi di gestione, 110 cavalli di potenza, una prima auto adatta a una famiglia numerosa. La nostra proposta è di 14.900 euro e l'auto ha solamente 48.000 km percorsi ed è stata immatricolata nel 2014. Ora vi facciamo vedere una panoramica delle nostre Fiat aziendali, diversi tipi di colori, diverso chilometraggio, auto di diverso prezzo, quindi riescono a raggruppare tutte le esigenze personali di di tutte le persone con un prezzo dai 9.000 euro 11.000 12.000 euro vi faccio vedere le panda 4x4 turbodiesel abbiamo il bianco abbiamo il grigio abbiamo il nero abbiamo alfa romeo giulietta sempre aziendale abbiamo le 500 disponibili in diverse colorazioni tutte nuove in pronta consegna 12.500 euro abbiamo un bel azzurro molto particolare abbiamo il bianco e poi ci spostiamo sulle Panda, Panda 1200 benzina e 1300 multijet. Venite a vederle perché abbiamo veramente un'ampia disponibilità, come, come ho detto prima: di colorazione, prezzi disponibili a, per tutte le esigenze e diverso tipo di chilometraggio. Qui abbiamo una Citroen, una Xara Picasso, 1600 turbodiesel, un monovolume dalle ottime prestazioni e bassi consumi. L'anno di matricolazione è il 2005. Proposta a 3.700 euro. Ora vi presento un Audi A1, 1.4 TFSI, versione Ambition, full optional, S-Tronic, da 185 cavalli, versione molto particolare, la più potente. Anno di immatricolazione 2011, 80.000 km percorsi, la nostra proposta è di 15.800 euro. Oltre ad essere la versione Ambition S-Tronic, da sottolineare il pacchetto S-Line sia interno che esterno. Un'auto veramente in ottime condizioni, veramente bella. Qui ci spostiamo sulle aziendali, torniamo alle Ford, eh, proposta della Ford Focus, colorazione nera. Anno di immatricolazione 2014, 29.000 km percorsi, 14.900 euro il nostro prezzo. Questa è una gemella, diciamo, stesso anno di matricolazione, 2014, 26.000 km, quindi circa lo stesso chilometraggio, la differenza è che la versione Station Wagon, 15.800 euro la nostra proposta. Qui abbiamo un Audi, un Audi a 4 Avant, il modello di punta della casa tedesca, motorizzazione 2.000 turbodiesel, 143 cavalli, 20 km con un litro, un'auto veramente ottima. 2011 l'anno di matricolazione, 76.000 km percorsi. La nostra proposta è di 19.800 euro. Qui vi proponiamo due Cabrio, Mercedes e Audi. Mercedes-Benz, questa è una Classe E, 220 CDI Cabrio, versione Avangar, full optional. Interno color biscotto, veramente bello. Condizioni più che ottime, tenuta veramente bene, sempre controllata. 44.000 chilometri percorsi l'anno di matricolazione del 2011, la nostra proposta è di 29.500 euro. La seconda cabrio che vi ho anticipato poco fa è questa, Audia 5, 3.000 TDI eh, 4x4, eh, S-Tronic il cambio, 2010 l'anno di matricolazione, la nostra proposta è di 25.500 euro. Qui abbiamo un SUV compatto Tiguan. Volkswagen 2000 Benzina la motorizzazione, 210 cavalli, versione DSG con il cambio automatico doppia frizione 4x4 sport and style. L'anno di matricolazione è il 2012. Solamente 21.000 km percorsi, condizioni praticamente nuove. La nostra proposta è 26.300 euro. Qui rimaniamo sempre su un'auto tedesca, un Audi in questo caso, un Q3, SUV compatto più la, la sorella più piccola del Q5. 2.000 TDI la motorizzazione, 177 cavalli, versione 4x4 con il cambio S-tronic. 2012 l'anno di immatricolazione, 60.000 km percorsi, quindi anche in questo caso un'auto in più che ottime condizioni, 28.800 euro la nostra proposta. Ora vi presento questa fantastica Mercedes, classe A45 Enghè. 360 cavalli di potenza in una motorizzazione 2000 benzina, una vera furia, già full optional, proposta a 39.900 euro, immatricolata nel 2014 con solamente 44.000 km, merita veramente una visione. Qua abbiamo una lancia delta, 1.006 turbodiesel, 120 cavalli, auto immatricolata nel 2012, la nostra proposta è di 14.800 euro. E siamo giunti al termine di questo appuntamento e pensate è stato ricchissimo di occasioni ma non è che una minima parte di ciò che potrete trovare direttamente qui e anche sul sito. Per cui il mio invito è anche quello di visitare il sito. Grazie Luca. Grazie a tutti i telespettatori. Che dire, vi aspettiamo numerosi in concessionaria per una visione di tutto il nostro parco auto. Grazie.